Cari amici dell'Altro Corriere, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con il mondo della cultura calabrese. Ospite in studio questa settimana Pietro Melia. Pietro, benvenuto. Grazie a voi per l'invito, soprattutto, grazie, grazie a te. Pietro Melia, possiamo definirlo uno davvero dei mostri sacri del giornalismo calabrese, uno che il giornalismo lo ha fatto per strada, ma non nel senso ampio del termine, ma proprio concretamente. Ha un cursus di grandissimo prestigio, ha iniziato la sua attività al Corriere della Calabria, poi una breve parentesi in Puglia, dove è stato uno dei cofondatori del quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto, che peraltro ancora oggi è in edicola. Poi c'è stata l'esperienza trentennale alla RAI e per 25 anni Pietro Melia è stato anche corrispondente del Mattino per la Calabria. Dicevo prima, un cronista di strada, si è occupato di cronaca giudiziaria per tantissimi anni, in un'epoca in cui farlo era estremamente complesso. Oggi, attorno alle vicende di mafia, che sono sempre comunque complesse, complicate e sacrificate da affrontare, c'è comunque un cordone di protezione che consente di sentirsi più coperti rispetto a quelle che sono le pressioni, le minacce della criminalità. A quei tempi, caro Pietro, le cose funzionavano diversamente. Erano i tempi in cui la mafia era invincibile, i grandi boss mafiosi, se non morivano per mano dei sicari, finivano i loro giorni tranquillamente nelle loro case. Quindi un mondo assolutamente e completamente diverso. In questo mondo, per raccontarvelo, cari amici, basta riprendere un episodio del libro di cui oggi parleremo con voi, perché Pietro Melia ha pubblicato il saggio Il sequestro Matarazzi. Ma prima di entrare nel merito di questo volume, che è interessante sotto molti profili, Pietro, insomma, questa attività di cronista di strada io vorrei che tu la raccontassi partendo dall'episodio, dal famoso episodio dell'agguato a Pepe Cataldo, che era un Grande boss, un boss, sì. grande boss, che dà la cifra un po' di quello che è stato il tuo lavoro e come e in che condizioni l'ha dovuto svolgere. Cos'è successo? No, beh, Pepe Cataldo era il boss di Locri, il boss riconosciuto, che è morto nel suo letto, nonostante 7 o 8 attentati a cui lui riuscì a sfuggire come un felino. Niente, ed è collegato, quell'episodio è strettamente collegato al libro intervista su con Tobia Matarazzi, perché era il 2 di agosto del 1975. Tobia Matarazzi era stato da poco liberato senza il pagamento del riscatto. Lo sapremo dopo. Il gruppo di Gioiosa Ionica che lo rapì, scoperto per via del palo che fu individuato e poi raccontò ai carabinieri, fece anche i nomi degli autori del sequestro, questo gruppo cedette l'ostaggio ad un'altra cosca, alla cosca di Locri. Fu liberato poi l'ostaggio nelle campagne di Locri. Evidentemente qualcosa non andò per il verso giusto, perché il patto che c'era stato tra queste due cosche fu in qualche modo infranto e quindi qualcuno doveva pagare. Quindi quel 2 di agosto del 1975 io mi trovavo in un distributore di benzina a fare il pieno alla mia vecchia 850 Fiat, quando sopraggiunse questa fiammante BMW con a bordo Pepe Cataldo, che io del resto conoscevo e conoscevo molto bene. Lui scese dall'auto, consegnò le chiavi della sua macchina al ragazzo del distributore, ordinandogli di fare il pieno, e poi quando mi vide mi disse: "Oh giornalista, buongiorno, ti offro un caffè", perché c'è il bar anche lì al distributore di carburante. Io cercai in qualche modo di sottrarmi a questo invito dicendogli: "Pepe, io ti ringrazio, ma purtroppo ho da fare, ero appena uscito dalla Procura della Repubblica, stavo per andare a casa per mettere ordine un po' ai miei appunti e per cominciare a scrivere". Allora collaboravo con il giornale di Calabria, prima versione manciniana,
diretto da Piero Ardenti, ma lui mi disse, che fai, rifiuti? Beh, messa in quel modo, allora io gli dissi, vabbè Pepe, ti raggiungo, vai che ti raggiungo al bar. E, istintivamente io mi misi al volante della mia macchina e lentamente portai questa macchina 50 metri davanti alla porta del bar. In quel momento scattò l'agguato, la macchina dei killer che era lì vicino evidentemente, arrivò davanti al bar, trovò questa, diciamo, questa entrata ostruita, per cui spararono un primo colpo di, mentre io e Pepe Cataldo eravamo già al banco, avevamo già ordinato da bere, spararono un colpo di lupara che infranse il vetro, subito lui scattò sulla sua destra, io sulla mia sinistra, me ne andai, c'era una porticina che dava sul retro, e mi mise al riparo di una pila di casse di birra. Lui invece entrò nel bagno, che era composto dall'antibagno e da tre bagnetti. Quindi poi me lo disse dopo, lui entrò in uno di questi tre bagnetti, chiuse la porta, si mise con i piedi sulla tazza del bagno, i killer entrarono e io non ti dico quello che ho sentito, centinaia di colpi e un grido, ai ai, e disse nella mia mente, mi sa che la cosa sia finita molto male. E invece a un certo punto, secondi interminabili, sentì questa macchina ripartire sgommando. Dopo nemmeno 30 secondi sento bussare alla porticina dietro la quale mi ero nascosto e io dissi molto timidamente, chi è? Dico, sono Pepe, apri. Ho aperto la porta e vidi il boss con mezza faccia insanguinata e non ti dico i capelli come erano per aria, e mi disse quasi, che devo fare? Dico, beh, vai in ospedale perché hai la faccia insanguinata. Dopodiché lui partì con la sua macchina con la quale era arrivato e andò in ospedale. Io tornai a casa e devo dirti che sono stato tutta la giornata, cioè non riuscivo ancora a mettere a fuoco quello che era successo, non tenevo che la notte non ho nemmeno dormito. La mattina dopo si presentarono i carabinieri per invitarmi in caserma e io andai in caserma per dare la mia versione dell'accaduto. Scoprimmo poi che era stato il gruppo Cataldo a rilevare l'ostaggio, a rilevare Tobia Materazzi ed accompagnarlo nella prigione dove poi fu liberato, ma evidentemente la cifra pattuita per questa vendita non andò in porto e quindi si preparò questo agguato perché in qualche modo bisognava fargliela pagare. Peraltro non è l'unico episodio, perché a te hanno bruciato una macchina e anche sempre a proposito del sequestro Materazzi, Don Ciccio Ierino, che era uno e il padre di due dei presunti sequestratori venne con te, venne da te a trovarti per dirti che, insomma, per comunicarti che non erano stati figli. Sì, perché io avevo, con uno scoop giornalistico dell'epoca, avevo rivelato il nome degli autori del sequestro, cioè i fratelli Ierino, perché avevo avuto una confidenza da un avvocato che era stato convocato dai carabinieri a difendere praticamente il palo che era stato scoperto quella sera che ci fu il sequestro a Grotteria, cioè questo gruppo che fece il sequestro venne informato attraverso una torcia elettrica che l'ostaggio era uscito da casa della fidanzata, Tobia allora era fidanzato a Grotteria e quindi stava per scendere, per cui fu bloccata la macchina e quindi partì da lì il sequestro, però i carabinieri individuarono subito questo soggetto, lo accompagnarono nella caserma di Palizzi, io mi accorsi di movimenti strani perché stavo sul corso di Locri e perché vidi questa macchina civetta dei carabinieri che andava verso Reggio Calabria, seguita da questa macchina con a bordo il mio amico avvocato Memegliozzi, insomma posso fare il nome. Mi preoccupai la sera sul tardi, chiamai casa per
per dire alla signora come arriva Memese, magari mi chiama, mi fa sta cortesia perché devo dirgli delle cose. Poi lui mi chiamò intorno a mezzanotte per dirmi: ma che cosa ti devo dire? Dico: no, so, ti ho visto che stavi dietro i carabinieri, insomma, ma che è successo? Perché siamo, il sequestro era già stato fatto la sera prima. Dico: quindi qualcosa, no, non ti posso dire niente assolutamente. Dico: ma stiamo parlando tra amici, insomma. No, dico, tu sei un giornalista, dico, tu sei un avvocato, però siamo amici. Allora dice: te lo dico confidenzialmente. Niente, hanno individuato il palo e il palo ha fatto i nomi. Dico: chi sono questi nomi? Ho fatto, diciamo, il cronista fino in fondo, un po' vigliacco, devo dire, perché, insomma, se un amico si fida di te, insomma, non puoi carpire la sua fiducia, ma io la carpii consapevolmente, devo dire, quella sera. E lui mi disse: ma ti raccomando, la massima riservatezza. Ovviamente io chiamai il giornale a mezzanotte e disse, e uscì un riquadro con questi nomi. E quindi il giorno dopo, appunto, venne il papà di ieri, no, Don Ciccio Buonanima. E fu molto delicato, insomma, bussò, lo fece accomodare, chiacchierammo del più e del meno, insomma, in pratica io capii che lui sapeva tutto della mia vita, della mia famiglia, da dove venivo, il vino che produceva mio padre. E poi alla fine mi disse: guardi, i miei figli sono innocenti, non c'entrano niente. Dico: ma guardi, io non ho riferito, cioè, cose inventate, ho semplicemente riferito cose vere. Poi i suoi figli, se sono innocenti, sarà un giudice a stabilirlo, certamente non potrò essere io in questo momento. Dice: no, perché la mia preoccupazione, sa qual è? Non vorrei che a quel ragazzo succedesse qualcosa. Cioè, qui siamo nel campo dell'altra mafia, quella che in qualche modo qualche sentimento ce lo aveva, anche se erano sentimenti coltivati sempre sulla violenza e sull'odio verso gli altri. E dice: non vorrei che succedesse qualcosa al ragazzo, perché in questo caso ve lo portereste sulla coscienza. Ma come si riesce a lavorare in un contesto del genere? Come si tiene la barra dritta quando quotidianamente hai a che fare con persone che decidono della tua vita con uno schiocco di dita? Mantenendo un grandissimo equilibrio e comportandoti, cioè essendo professionalmente e moralmente ineccepibile, cioè non schierato. Il cronista deve riferire fatti esclusivamente di cui è testimone e non schierarsi mai né da una parte né dall'altra. Io non ho fatto per anni mai né il portavoce delle procure o dei carabinieri o della polizia né il portavoce dell'altro Stato. Ho sempre ed esclusivamente riferito fatti di cui ero a conoscenza, di cui venivo a conoscenza, che puntualmente riportavo sul giornale. Non mi sono mai schierato, forse questo è servito a far capire che il mio era un comportamento molto equilibrato e molto corretto. Un inciso a proposito degli scoop che tu hai fatto nella vita, peraltro c'è quello famosissimo della scoperta dei bronzi di Riace che porta il tuo nome. Però adesso veniamo al libro. Il libro Il sequestro Matarazzi, che è edito da Città del Sole, tu hai raccontato questa vicenda e lo hai raccontato facendo un'intervista al testimone, quindi a chi ha subito il sequestro, che avvenne nel giugno del 1975. Peraltro quello è un sequestro spartiacque che ha segnato un po' la fine di un'epoca mafiosa e ne ha iniziato un'altra, perché è avvenuto all'indomani dell'assassinio di Antonio Macri, Uzzuntoni. Che cosa, Antonio Macri, che era contrario a questi... Antonio Macri era espressione della cosiddetta vecchia mafia, non per questo più buona assolutamente della nuova, di quella che subentrò. Antonio Macri era il Mamma Santissima, riconosciuto anche oltre oceano nei suoi rapporti con l'America, e quindi era il capo riconosciuto di tutta la mafia calabrese. Lui era assolutamente contrario sia ai sequestri di persona sia al traffico della droga, e finché lui rimase in vita ci fu una sorta di equilibrio, di pace sociale, cioè la mafia faceva quello che doveva fare. Per arrivare all'omicidio
ci impiegava parecchio, voglio dire, cioè la sentenza di condanna diventava irreversibile solo in casi davvero eccezionali. Insomma, c'era una sorta di pax sociale, però c'erano gruppi che premevano, soprattutto sotto la spinta dei moderni mafiosi di Reggio Calabria, mi riferisco alla cosca De Stefano, che mal sopportava questi anziani che dettavano ancora le regole e le facevano rispettare a tutti i costi. E allora maturò l'omicidio di Antonio Macrì, come poi quello di Bico Tripodo nel carcere di Poggioreale. Sopravvissero soltanto i piromalli di Gioia Tauro, però sotto la spinta appunto degli emergenti di Reggio Calabria, del clan di Archi, Antonio Macrì viene assassinato in un agguato clamoroso per mano di Pasquale Condello, che era il killer emergente all'interno della cosca De Stefano, il giovane più spregiudicato, che Andrea Galli racconta in un bellissimo libro che vi invito ad acquistare ed a leggere. Questo agguato che avviene al campo di bocce di Siderno, accanto al campo sportivo, e quindi si apre una nuova stagione. Allora, per dare il segnale, perché nell'Andrangheta tutto non si fa nulla a caso, il primo sequestro di persona nella Locride avviene a Siderno, e chi viene sequestrato? Il giovanissimo imprenditore Tobia Matarazzi, della omonima famiglia Matarazzi, che era sotto l'ala protettiva di Antonio Macrì. Quello è stato il segnale per dire: adesso le cose sono cambiate. E lì poi si aprì una stagione, forse la più nera che ha vissuto la Locride. Ricordo, per noi cronisti, gratificante dal punto di vista professionale, perché non avevamo requie, non passava giorno che non ci fosse un sequestro. C'è stato addirittura un mese, non ricordo se del 77 o del 78, c'erano in contemporanea ben 5 ostaggi. Attenzione, erano ostaggi tutti indigeni, cioè locali, professionisti, uomini, farmacisti, eccetera. Poi si aprì l'altra fase, cioè quello dei sequestri che venivano, degli ostaggi che venivano prelevati al nord e poi portati qui da noi in Aspromonte. E quella fu la fase più nera veramente, perché, come nel libro dice Ezio Arcadi, impoverì il territorio della Locride, perché tutti andarono via e non rimase nulla. Mi pare che ancora oggi, insomma, la condizione della Locride. E anche su questo tu mi hai anticipato una domanda, perché emerge in termini chiari che i sequestri di persona non furono solo un dramma familiare, ma anche un dramma sociale, economico, certo, proprio perché si è persa una parte dell'alta borghesia, che ovviamente sotto questi colpi ha preferito spostare altrove i propri interessi. E il sequestro Matarazzi, Tobia è un giovane è abbastanza anomalo, intanto perché dura 25 giorni e si conclude senza il pagamento del riscatto. Ma perché, secondo te? Perché ci fu una grande mobilitazione da parte, chiamiamoli gli amici di Antonio Macrì, per non dire la cosca allora ancora egemone di Siderno, perché era un punto d'onore. Cioè, scoprire intanto chi aveva sequestrato Tobia e poi individuare il covo e farlo in qualche modo rilasciare. Quindi puoi immaginare quante forze si dispiegarono per, a parte quelle, le forze dell'ordine, ma anche altre forze che si impegnarono per arrivare all'obiettivo. Una volta individuato e capito che l'ostaggio era stato ceduto da una cosca all'altra, individuato il territorio dove veniva custodito, è stato facile poi avvertire i carabinieri, e grande fu l'impegno in quella fase dell'avvocato Buonanima, anche lui Pepe Gentile, che era il difensore di Antonio Macrì. Quindi i carabinieri arrivarono al covo e liberarono Tobia Matarazzi, arrestando due dei suoi custodi. Stiamo parlando di un fenomeno, per dare una cifra, in 20 anni siamo intorno a 600 sequestri, quindi veramente una piaga incredibile. Tu hai un rapporto personale con Tobia Matarazzi, questa comunque è un'intervista esclusiva che
è una testimonianza di grandissimo peso. Guarda, come... Tobia è un ragazzo molto timido, molto educato, molto garbato, che io non vedevo da 45 anni. L'ho incrociato per caso a Roma una sera, stavo a teatro, invitato da un amico, da Antonio Tallura, faccio anche il suo nome, che è un giovane attore di Locri, stava recitando in una commedia con Franco Pini, e ritrovai lì Tobia Materazzi. La sera, poi finito il teatro, andammo in trattoria per mangiare una cosa insieme, e lì capii che lui forse aveva un grumo dentro del quale doveva liberarsi. Non ne approfittai subito, cioè a fine cena, quando ci congedammo per rientrare ognuno alle proprie case, gli chiesi: Tobia, eventualmente, se tu volessi raccontare la tua testimonianza di quell'evento, io sono pronto a raccoglierla, però decidi liberamente. Lui mi disse: guarda, devo parlare con la mia famiglia, devo parlare con le mie figlie e con mia moglie. Non passarono nemmeno 3 o 4 giorni, mi richiamò per dirmi: guarda, ho deciso, sì, la faccio questa cosa, perché avverto questa esigenza, devo liberarmi di un peso che ormai dura da tantissimi anni, perché sai, anche per riacquistare un minimo di serenità, perché lui è rimasto molto turbato, anche se fu un sequestro breve, però insomma ha inciso molto sulla sua psicologicamente, fisicamente. Anche perché furono 25 giorni comunque drammatici. Drammatici, sì, drammatici, drammatici. E, cominciamo allora, perché io volevo raccogliere questa sua testimonianza registrando la sua voce. Cominciammo, però subito dopo arrivò Mr. Covid, e quindi che bloccò tutto, ma noi mantenemmo l'impegno, ci sentivamo al telefono, e poi io gli inviavo le domande per email, e lui metteva in ordine i suoi pensieri, quindi rispondeva di volta in volta, e quindi ci abbiamo messo quasi 2 anni, e alla fine ecco il prodotto che è venuto fuori. È una testimonianza importante, che ricorda un periodo drammatico di cui forse ancora non si parla a sufficienza, anche se periodicamente compaiono dei focus sul fenomeno, ma quello è stato veramente un fenomeno drammatico di cui noi calabresi non abbiamo spesso contezza. Pietro, noi abbiamo terminato il tempo a disposizione. Io devo ringraziarti, perché per me è un privilegio averti avuto qui in trasmissione. Tu sei un testimone. Il privilegio tu mio. Sei uno straordinario testimone di questa terra, sei uno straordinario professionista. Le cose che ti appartengono andrebbero raccontate ancora in termini più esaustivi, perché ho utilizzato il termine testimone non a caso, di un modo di fare giornalismo, di un modo anche di vivere la vita assolutamente di altissimo spessore umano e professionale. Cari amici, io vi invito a comprare questo libro, perché è una testimonianza unica e perché racconta un po' qualche cosa in più e ci consente di conoscere qualche cosa in più di un grande protagonista del giornalismo e della cultura calabrese, che è Pietro Melia. Noi ci vediamo la settimana prossima, grazie.